Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRM H24. Parte tra le polemiche il primo consiglio comunale di Bari. Due suoni di campanella e poi tutti in aula con il primo consiglio comunale di Bari ufficialmente cominciata l'era leccese, ma è un inizio segnato dalle polemiche. Il primo intoppo è la mancata elezione del presidente del consiglio comunale, previsto nell'ordine del giorno ma rimandato a settembre. Ufficialmente ci sarebbero alcuni consiglieri in vacanza, cinque infatti quelli assenti fra i quali il leghista Fabio Romito. In realtà mancherebbe ancora l'accordo sul nome, nonostante si parli da tempo di Romeo Ranieri. Il presidente non viene nominato. Viene eletto dall'Aula, ha un compito di responsabilità e anche un compito di garanzia sul quale secondo me è giusto sentire pure le opposizioni, cioè ascoltare il parere di tutti i consiglieri comunali. Il primo consiglio ha solo il tempo di votare i primi due punti all'ordine del giorno, ovvero il subentro dei nuovi consiglieri a quelli diventati assessori e la costituzione dei gruppi consiliari. Poi viene nuovamente travolto dalle polemiche sollevate dal Movimento 5 Stelle che annuncia il suo appoggio esterno all'amministrazione leccese disconoscendo Raffaele Diomede come assessore del Movimento. Non è un attacco personale all'assessore Diomede e a Raffaele Diomede. Persona in gamba, persona con un importante curriculum che può fare anche molto per la giunta leccese. È una critica forte alla metodologia che ha portato alla nomina dell'assessore Diomede. Per il sindaco leccese si tratta di semplici schermaglie all'interno dei gruppi politici. Spero che si possa rasserenare il clima all'interno di quel gruppo politico e che si possa innanzitutto dare possibilità al Consiglio Comunale, che è un organo importantissimo sul piano istituzionale, di incominciare a funzionare. Anche rispetto al dibattito che si è sviluppato quest'oggi vorrei tranquillizzare tutti che l'amministrazione esiste, sta operando e sta operando anche con grande impegno. Il Consiglio si chiude dopo l'approvazione della proposta avanzata da Leccese di rinviare i lavori a settembre, ipotesi che solleva ulteriori polemiche. Che tre autorevoli personalità hanno deciso di rinviare senza il garbo istituzionale di avvisare, mi sembra una cosa che non ha i connotati della correttezza. Molto dura anche l'opposizione. Secondo noi questo va a pregiudicare in maniera netta, in maniera forte, quella che è la democrazia dell'Aula. La democrazia e quindi la città meritano una rappresentanza che venga posta in essere da quella che è effettivamente la maggioranza, vale a dire i 22 consiglieri giustamente eletti e 14 per le opposizioni. Un solo medico anatomopatologo ha partecipato al concorso regionale bandito dall'azienda sanitaria di Matera, ma pur essendo solo in graduatoria ha rifiutato l'assunzione. Lo ha comunicato l'ufficio stampa dell'azienda, che ha annunciato la pubblicazione di due bandi per anatomopatologi specialisti e in quiescenza. La situazione è molto critica, ha commentato il commissario straordinario dell'ASM Maurizio Friolo. Abbiamo un solo medico in servizio e uno già in pensione che continuerà a collaborare per un altro mese. Questa è una richiesta di aiuto affinché arrivi in tutte le case e a tutte le persone che conoscono un anatomopatologo. La sanità al centro di un botta e risposta tra il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Napoli e il direttore generale del San Carlo Spera sull'utilizzo di una risonanza magnetica. Uno strumento diagnostico che consente un'accurata analisi morfo-funzionale, permettendo uno studio approfondito di organi quali prostata, reni, fegato, pancreas, ma anche di molte altre patologie neurologiche come l'epilessia, la sclerosi multipla e le neoplasie del sistema nervoso, oltre che le ischemie cerebrali. Sono queste in sintesi le caratteristiche tecniche della risonanza magnetica 3 Tesla, una delle apparecchiature sanitarie più performanti nel campo della diagnostica, ma che, secondo quanto denunciato dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale di Basilicata, Michele Napoli, è stata acquistata dall'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza 3 anni fa per un costo totale di 700.000 euro, ma che ad oggi non è ancora installata, collaudata e quindi resa funzionale a disposizione dei lucani. Qual è l'oggetto di questa denuncia? Quello di provare a capire come mai abbiamo una macchina che è altamente performante, che è sicuramente utile per la ricerca e resta ai box, non viene né montata né collaudata e men che meno resa funzionante. Bisognerà capire le ragioni per le quali si è verificato questo ritardo. È un macchinario acquistato nel 2021, mi pare ricordare, calendario alla mano, che siamo alla fine dell'estate 2024.
ed è qualcosa che non può essere naturalmente tenuta nascosta come una polvere sotto il tappeto. Netta la replica del direttore generale dell'azienda ospedaliera Potentina, Giuseppe Spera. Chiariamo subito che questa macchina non è una macchina che è qui ferma, che è arrivata e tantomeno che è stata pagata. È una macchina che insieme a tante altre è stata inserita in un programma pluriennale di completo rinnovamento delle tecnologie nell'azienda ospedaliera e che si sta attuando, è già stato compiuto, attuato per l'80%, nell'annualità corretta. Nella prossima sarà completato. Tutto secondo quello che era il programma e le priorità che abbiamo definito. E ora andiamo a Rimini. Come centellinare l'uso dell'acqua e preservare un bene così prezioso, soprattutto in un periodo dell'anno in cui la siccità è un problema sempre più evidente. Se ne è parlato in un meeting dove era presente anche la Regione Puglia. Un meeting per sottolineare l'importanza cruciale di un uso sostenibile dell'acqua, soprattutto in un periodo dell'anno come quello estivo, in cui il grande caldo e la mancanza di pioggia evidenziano più che mai le problematiche derivanti dalla siccità. Nella prima giornata del meeting di Rimini non poteva mancare la Regione Puglia in prima linea per la tutela del bene acqua, più che mai necessario per tutelare le produzioni e i raccolti di olive in primis, vero e proprio caposaldo della regione pugliese. All'incontro in terra romagnola è intervenuto dunque Giuseppe Catalano, capo di gabinetto del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. La Puglia, qui abbiamo un primato positivo, è la regione che ha il minore consumo pro capite di acqua ad uso civile. Circa un terzo delle regioni che ne consumano di più. Una media europea. Perché? Perché siamo da sempre abituati alla consapevolezza della scarsità. Catalano ha poi sottolineato l'importanza dell'acquedotto costruito in Puglia, una regione che non presenta una vera fonte naturale d'acqua. Per conservare la risorsa, però, le soluzioni ci sono, ma soprattutto ci sono pratiche da non ripetere. Dobbiamo evitare di portare, come dire, quello che si chiama tecnicamente il cuneo salino nei pozzi del Salento, che sulla base dell'elementare principio dei vasi comunicanti, laddove c'è un uso non corretto degli stessi pozzi, determina criticità significative. Abbiamo in Consiglio regionale una legge che speriamo di approvare entro il mese di settembre per regolarizzare la gestione dei pozzi, sia a fini civili che a fini agricoli. Sono queste le strategie necessarie per centellinare una risorsa scarsa. La città di Bari è sempre meno accessibile per i fuorisede. Fittare una stanza singola per uno studente a Bari costa in media 357 euro, con un aumento pari a circa l'11% in un anno, più 9% per un posto letto in doppia. Il capoluogo pugliese è tra le città italiane dove la richiesta di camere è cresciuta di più nell'ultimo anno, con una domanda praticamente triplicata. A rilevarlo è un'analisi dell'osservatorio immobiliare.it. Un problema annoso per i fuorisede, acuito dall'aumento vertiginoso dei costi e dalla carenza di alloggi rispetto alla domanda. All'alba dell'inizio dell'anno accademico assistiamo a un aumento costante e importante del costo di ogni singola stanza. Questo rende Bari una città inaccessibile per gli studenti e le studentesse universitarie, poiché i proprietari di case preferiscono utilizzare ancora oggi i propri immobili per altre finalità, per destinarle al mercato turistico, rendendo appunto così la città invivibile per chi decide di studiarci. I dati del più 11% di aumento del costo si legano poi a degli importanti dati di aumento della domanda a cui l'offerta di case disponibili non riesce a far fronte. Link chiede una revisione del canone concordato con inserimento di una clausola per i fuorisede. Proprio per mettere un tetto a questa speculazione, a questa rendita sfrenata dei proprietari delle case di Bari, e chiediamo inoltre un sistema pubblico di matching della domanda e offerta, proprio perché sappiamo che la domanda nella nostra città camere per universitari è triplicata e a fronte di questo l'offerta proposta è sicuramente minore rispetto alle esigenze della comunità studentesca che deve rinunciare a fronte di questo aumento sfrenato del costo degli affitti a venire a studiare nella nostra città, quindi negando effettivamente il diritto alla casa e il diritto allo studio.
E ora a Marsico Nuovo, dove domani si svolgerà la 24esima edizione delle passeggiate nella storia medievale, un appuntamento che trasmetteremo in diretta a partire dalle 17.30. È tutto pronto per la 24esima edizione della passeggiata nella storia marsico-medievale, un appuntamento che ritorna e che ci riporta indietro nel tempo al 1272, quando questa comunità fu tappa del viaggio di San Tommaso d'Aquino, che qui incontrò la sorella, la contessa Teodora, moglie di Ruggero II di San Severino, una rievocazione storica che è portatrice anche di una tradizione enogastronomica, culturale a 360 gradi per i tanti turisti che verranno a visitare Marsico Nuovo il prossimo 22 di agosto. Si rinnova e sicuramente si migliora. Quest'anno abbiamo implementato con l'Associazione Cuochi Potentini un ragionamento volto anche a un momento di studio e ricerca su quelli che erano i piatti e le materie prime dell'antichità. Quindi questa vuole essere una manifestazione che sta al passo con i tempi, quindi sì, una manifestazione storica, ma una manifestazione rivolta ai turisti per far conoscere il territorio e, se permettete, questi luoghi incantevoli che solo noi a Marsico abbiamo. Faremo un primo piatto che sono dei ravioli, che rispecchiano, i ravioli di Fra Tommaso, rispecchiano la tradizione del 1200-1278, proprio nel periodo in cui insomma c'era il Fra Tommaso, e questi ravioli saranno speziati con una farcia di ricotta, cannella, e avremo una salsa al lime, uva sultanina e del croccante di tarallo. Tra le novità dell'edizione del 2024, la partenza del corteo avrà luogo dal monastero di San Tommaso di Canterbury, sede attuale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese. Il luogo fu intitolato a San Tommaso di Canterbury nel 1179. La data è significativa in quanto San Tommaso di Canterbury venne assassinato nella sua cattedrale. Già nel 73-74 fu canonizzato e a pochi anni a seguire troviamo questo luogo intitolato con chiesa e monastero che vediamo alle mie spalle, vediamo i ruderi, le vestigie dell'originario monastero nel 1179. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.